Siamo con il poeta e scrittore Tamben Jalou, e è venuto qui all'Aquila per il premio Laudomia Bonanni. È un ospite d'eccezione perché rappresenta per tutti noi un avvenimento unico, un'esperienza importante. Rivolgiamo qualche domanda allo scrittore di origini marocchine, ma che vive in Francia. E a lui vogliamo intanto così, chiedere come le è sembrata l'Aquila in questi giorni. L'Aquila est une ville totalement sinistrée, abbandonnée, triste. L'Aquila è una città triste, molto, molto rovinata, abbandonata, triste. Mais en même temps, c'est une ville, c'est comme une très belle femme qui a des restes, comme on dit. Elle a encore de la beauté, mais c'est une beauté qui est à deviner et non pas. Elle est pas visible comme ça, mais on devine que ça a été une très belle ville. È come una bella donna che appartiene al tempo passato, una donna divina che però ha perso il suo fascino. Le problème quand on se promène dans cette ville qui n'existe plus, c'est comment reconstruire tout ça. Ça va être très très compliqué parce que je ne sais pas comment ils vont faire pour le reconstruire. Ça demande beaucoup d'argent et beaucoup d'intelligence aussi. Il problema vero di questa città è come ricostruirla, perché si avrebbe bisogno veramente di tanto denaro per farlo. Et puis surtout la reconstruire avec des systèmes antisismiques pour la protéger dans l'avenir, parce qu'elle a déjà eu trois tremblements de terre depuis 1000 ans à peu près. Il y a eu trois fois des tremblements de terre terribles. Donc, pour qu'il n'y ait pas la suite, il faut faire des constructions spéciales. E poi c'è anche il problema appunto della ricostruzione antisismica che abbiamo avuto modo di vedere, che insomma comunque è un intervento particolarmente direzionato, speciale. Voilà, ce que j'ai. Volevo chiederle, entrando più nella letteratura, lei ha scritto romanzi, poesie, il suo impegno è particolarmente incentrato sui temi dell'immigrazione e della discriminazione razziale. Cosa pensa che oggi in Italia ci sia ancora questo problema? Le problème du racisme lié à l'immigration est quotidien. La chose qui est déplorable, qui est très très néfaste, c'est de voir comment certains partis politiques utilisent l'immigration pour exprimer leur idéologie raciste. C'est-à-dire que nous avons, aussi bien en France qu'en Italie, des partis politiques qui sont des partis de fermeture, des partis de la non-hospitalité, et qui se basent sur justement les étrangers pour les désigner comme les responsables de tous les malheurs des Européens. Il vero problema del razzismo oggi dipende soprattutto da una politica che è incentrata sul fatto che non accoglie al meglio questo popolo di immigrazione che arriva in Italia. Io volevo chiedere. Partiti politici di destra qui utilisano l'immigrazione per esprimere su ideologica razzista. C'è bisogno di immigrati per razzisti. Quindi esiste questa politica di destra che usa questo tema per il problema razzista. Io volevo un attimo fermarmi su un suo libro che si chiama Nadia, tradotto in italiano Nadia, che parla di un'eroina immigrata, è la storia di un'eroina immigrata ed è una figlia di immigrati. È un problema insomma, che anche l'Italia stessa ha vissuto, insomma. Lei ha un'origine marocchina perché è nato in Marocco e comunque ha vissuto tanti anni in Francia. Come vive questo dissidio anche in relazione a questo personaggio? No, io vivo bene perché non sono un immigrante, enfin, je vis bien, je suis pas un immigré dans le sens économique. Je voyage, je vais au Maroc quand je veux, je reviens, donc c'est pas la même situation. Mais pour les immigrés économiques qui n'ont pas le choix,
ça doit être terrible d'être dans un pays où on sent qu'on n'est pas accueilli, on n'est pas le bienvenu. Ça doit être un sentiment de frustration terrible. Et les Italiens ont connu ça en France dans les années 30, lorsque les Italiens sont arrivés à Nice pour travailler en France. C'était juste avant la guerre, ils ont été très mal reçus par les Français. Esiste un problema che in Italia, che è un problema che l'italiano ha vissuto anche con forte frustrazione. Vediamo che una parte della traduzione è già stata fatta, perché il suo francese è molto comprensibile. E un'altra domanda, e per un altro suo romanzo che si chiama Fuoco, lei ha dichiarato, ho letto in un'intervista, di essersi ispirato ad un film italiano, in particolare a Ladri di Biciclette, che in un certo qual modo non racconta una storia di razzismo, ma racconta una storia di solitudine, di sofferenza, in cui anche l'italiano stesso diventa in un certo qual modo discriminato, no? C'est une histoire qui peut arriver à n'importe qui. Hein. Ça arrive en Tunisie avec ce jeune homme qui est réduit au suicide. Mais parce qu'il y a trop d'injustice et trop de malheur. È la storia di un uomo che è arrivato ad una forma di ingiustizia e che quindi arriva a una forma di malessere. Et en même temps, ça peut arriver n'importe où. C'est pour ça que j'ai fait référence au film de Vittorio De Sica, parce que lui, il a à un certain moment bien saisi et exprimé cette détresse humaine. Vittorio De Sica in questo film descrive in maniera mirabile, insomma, la tragedia di quest'uomo, della condizione umana. Io ho notato, parlando di romanzi, adesso passiamo all'aspetto più poetico. I romanzi sfruttano un linguaggio molto semplice e ho notato invece che le poesie, le poem sono molto più dense e anche alle volte criptiche, no? Un po' più difficili da comprendere, arrivano dentro il cuore. Esiste una differenza di linguaggio tra i suoi romanzi e la sua poesia, e qual è? C'est normal, la poésie, c'est pas la prose. Mais moi, je recherche toujours la vérité simple, même si je sais que rien n'est simple, que tout est compliqué. Io ricerco sempre la verità e la verità semplice, perché tutto il resto è complicato. Et la poésie vraie, c'est la poésie qui touche le fond des choses et touche les gens, parce que c'est une poésie qui peut se dire simplement. Et la poésie est quella cosa che va a toccare l'animo umano e che lo va a colpire nella maniera più semplice. C'è una sua frase: la religione è soprattutto, è spesso tutto e il contrario di tutto. C'è bisogno che qualcuno possa lasciare il suo miele. Dice che il faut que chacun puisse y puiser son miel. Pourquoi? Alors, excuse-moi, j'ai pas entendu. Allora, in una sua frase, in una sua espressione, lei dice, si parla di amore quando si soffre. L'assenza, l'attesa anche per la sofferenza si può chiamare anche amore. Perché? Oula, ça il faut demander aux amoureux. Possiamo anche... Sì. Alors, ça, il faut demander aux amoureux pourquoi ils sentent l'amour lorsqu'il y a la souffrance. En vérité, quand on parle d'amour, on ne voit que le bonheur. Mais souvent, quelqu'un se rend compte qu'il est amoureux quand il y a le manque et qu'il y a l'absence de la personne aimée. Bisognerebbe chiedere agli innamorati perché sentono l'amore soltanto nel momento della sofferenza, quindi c'è questa presenza dell'amore soltanto quando c'è una mancanza, quando manca la persona amata, allora si sente questo sentimento. Certo, un altro aspetto che mi interessava è la religione. Lei ha scritto: la religione è spesso, anche in questo caso, tutto il contrario di tutto. Bisogna che ciascuno possa lasciare il suo miele. Che cos'è questo miele?
c'est la vérité absolue. Mais la religion est une... Tout le monde sait que la religion est une création humaine, que les gens avaient besoin de se rassurer. Alors ils ont imaginé les mythes et légendes pour trouver des références. Mais aujourd'hui, on a oublié cet aspect initial, parce que la religion devrait être comme une thérapie à un certain moment, mais elle doit pas devenir une idéologie dominante, surtout en politique. Questo miele di cui parlo è effettivamente la verità assoluta, perché la religione è non è che una creazione umana che è stata ideata come una sorta di rassicurazione, ma questo è, diciamo, soltanto l'aspetto iniziale del momento in cui è stata creata, è stata inventata, tra virgolette, dall'uomo la religione. La religione però dovrebbe essere una sorta di terapia e non un'ideologia invece. Ecco, c'è una nostra scrittrice che non c'è più, che non so se conosce, si chiama Oriana Fallaci. Anche per... le faccio questa domanda... No, è finita. Ecco. Ecco, le prendo appunto questa scrittrice per portarle avanti una visione diversa del mondo, no? Giusto? E lei scrive questo: l'Occidente è malato, malato del cancro morale, e la cosa più miserevole è che alimentare questo cancro sono proprio coloro i quali si definiscono progressisti. E parla di Europa come di Eurabia, dove parlare di pietà e di speranza non va più di moda, dove le radici cristiane non sono più rivendicate nemmeno da una presunta costituzione. Che è il problema? No, il problema, la domanda che le volevo fare è che secondo lei è vero che bisogna conservare, a detta della Fallaci, la nostra identità cristiana e sposare insieme il problema dell'immigrazione? Fallaci ha aujourd'hui des adeptes, des gens qui répètent un peu ce qu'elle disait il y a 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont peur pour la pureté de la race blanche, la pureté de la civilisation chrétienne. Pourquoi ? Parce que l'économie a fait que l'Europe d'aujourd'hui a besoin de l'apport des étrangers. Il faut comprendre une chose, c'est que les immigrés qui viennent en Europe ne viennent pas par plaisir. Ils ne viennent pas faire un pique-nique ici pour voir la beauté des choses. Ils viennent pour rendre service à l'Europe et l'Europe leur rend service. Ils sont dans un échange économique. Bon, mais parfois, ils viennent ici et il y a des accidents. Il y en a qui ne trouvent pas de travail, il y en a qui ont des enfants qui ne trouvent pas l'école, etc. Donc, on ne peut pas imaginer une immigration parfaite. Ça n'existe pas. Alors, la Fallaci, comme d'autres idéologues en Europe, pense que on aimerait bien avoir des immigrés comme des robots qui n'ont pas besoin d'avoir une femme, d'avoir des enfants, de vivre, de respirer, uniquement des gens qui travaillent. Ce serait parfait. Il n'y aurait plus rien. Mais la Fallaci, qui a écrit des choses horribles sur les civilisations orientales. Et je ne dis pas que la civilisation orientale est parfaite, je dis simplement que chaque civilisation a ses qualités, a ses défauts, a ses problèmes. Mais elle avait un point de vue typiquement raciste. Et en même temps, elle connaissait bien le monde, l'Iran, le Proche-Orient et tout. Elle était
Il le connaissait très bien, donc elle mentait avec connaissance. Un attimo solo. Dunque, sostanzialmente Oriana Fallaci adesso, oggi dopo la sua morte, ha non ha che degli adepti che non fanno altro che ripetere quello che lei diceva un 15-20 anni fa. Lei, diciamo, aveva questa ideologia della purezza, della razza bianca, dell'ideologia cristiana. Quello che bisogna però comprendere è che gli stranieri, quindi gli immigrati, danno una sorta di apporto all'Europa oggi, non vengono qui per piacere, non vengono qui per fare un picnic, vengono appunto per rendere un servizio all'Europa e l'Europa rende a loro un servizio, quindi questa è una sorta di scambio economico. Poi ci sono dei casi in cui avvengono degli episodi spiacevoli, quando appunto loro non trovano lavoro, però ovviamente se non fosse così sarebbe un'immigrazione perfetta, e quello che dobbiamo capire è che non esiste un certo tipo un tipo di immigrazione perfetta. La Fallaci pensava appunto che gli immigrati sono dei robot che non hanno bisogno di avere... gli sarebbe piaciuto appunto che gli immigrati fossero stati come dei robot senza bisogno di avere una moglie, dei figli, che non avessero neanche appunto bisogno di respirare. Se lavorassero soltanto, appunto, sarebbe un qualcosa di perfetto. Lei ha scritto delle cose orribili sulla situazione dell'Oriente, del Medio Oriente. C'è da dire comunque che appunto ogni civiltà ha dei pregi e dei difetti. La cosa grave, secondo me, da parte di Oriana Fallaci è che lei conosceva bene quella che era la cultura dell'Iran, conosceva bene la cultura dell'Oriente, ma mentiva, diceva delle cose false pur conoscendola, nonostante la conoscesse. Lei ha scritto due libri molto interessanti, Mia madre, la mia bambina e il razzismo raccontato a mia figlia. Perché prendo questi due libri? Perché raccontano in fondo il suo racconto di generazioni che passano. Questo dialogo tra queste generazioni, come si è evoluto? Je ne sais pas comment ça évolue, parce que ce que j'essaye de faire, c'est de parler à des enfants, parce que les enfants n'ont pas de préjugés encore. Et avec eux, on peut espérer ne pas tomber dans l'idéologie raciste. Et puis, le livre sur ma mère, c'était un livre qui peut être aussi destiné aux enfants pour leur dire, attention, la vieillesse peut être un naufrage. Et il faut être là pour tenir la main de votre mère ou de votre père, parce que, à un moment, la vie devient difficile. Et elle se traduit par une dégradation physique et mentale, comme le cas de cette femme. Et c'est pour ça que j'ai dédié ce livre à mes enfants, parce que j'espère qu'ils me tiendront la main au moment où j'aurai besoin d'eux. Et... Dunque, io ho provato a parlare ai bambini perché loro non hanno ancora dei pregiudizi per quanto riguarda il razzismo, quindi non sono caduti su un tipo di ideologia razzista. Io ho scritto questo libro appunto dedicato a mia madre, anche perché potesse parlare ai bambini in un linguaggio che potesse essere utile anche per i bambini, nel senso che la vecchiaia deve essere vista come un'offerta, perché la vita va verso il degrado dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale, e in questo senso l'ho scritto anche per i miei figli, perché spero che un giorno mi aiuteranno in questa fase di vecchiaia, mi daranno la mano loro. E ci sono alcune parti delle sue poesie che sono molto intense, che risvegliano anche delle
suggestioni, rievocano delle suggestioni quasi di romanzo decadente e anche di poesia decadente italiana. Lei in un pezzo, in una frase, dice che la primavera aperta sul cielo mi ha donato un bambino che piange, è una stella che si è spezzata, scissa. Questa intensità poetica che io sento molto sua, fortemente accorata, descrive la solitudine, che è un tema che lei traccia in molte sue cose. Che cos'è davvero la solitudine? C'était un printemps ouvert sous le ciel, il m'a donné une enfant qui pleure, une étoile scindée. Comment expliquer un poème? C'est difficile. Hein? c'est très difficile. Cos'è la solitudine? Oui, mais j'essaie d'expliquer un petit peu, enfin, j'essaie de donner des émotions en disant que la solitude, c'est la chose qu'on ne peut pas partager. C'est l'unique chose qui est en soi et qui ne sort pas de soi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est seul, il est seul. Dans sa maladie, quand quelqu'un est malade, et qu'on va le voir, on essaie de lui dire « tu n'es pas seul ». Bien sûr. Mais ce qu'il ressent, ce que ressent cette personne, il est la seule à ressentir. C'est-à-dire que finalement, même entouré de tous les amis qui lui tiennent la main et tout ça, ça ne va pas rendre sa souffrance moins dure. C'est ça ce que je veux dire. La solitude, c'est quelque chose d'implacable, quelque chose contre laquelle, finalement, il n'y a il n'y a pas de recours. C'est comme ça. C'est ça. C'est d'ailleurs, nous naissons seuls et nous mourons seuls. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est fatal, quoi. Io cerco, ho cercato di dare un'emozione sostanzialmente con questo testo che lei mi ha proposto, perché appunto la solitudine non è qualcosa che si può effettivamente spiegare, perché proprio si vive con il proprio io interiormente. Per esempio, quando qualcuno è malato, i parenti, gli amici magari possono andare a fargli visita e gli dicono: tu non sei da solo, però effettivamente è proprio così invece, perché quello stato di sofferenza, di malattia, non è altro che quella persona che lo prova, cioè lo prova soltanto quella persona, non lo rende, il fatto che ci siano con lui queste persone che gli dicono questa cosa non lo rende meno solo. La solitudine appunto è un qualcosa di implacabile alla quale non si può porre rimedio, è una cosa fatale per l'appunto. Il poeta è solo. Oui, il y a une solitude du poète parce que parfois il est seul à ressentir des choses, oui, ça existe, oui. Sì, effettivamente c'è una solitudine poetica, appunto a volte il poeta è l'unico che sente determinate emozioni. Lei è venuto all'Aquila per il premio Laudomia Bonanni e ieri ha avuto questa esperienza con i carcerati, com'è stata? Beh, come j'ai dit, c'était émouvant hein, d'entrer dans cette prison. Que le manque de liberté, la souffrance dans laquelle se trouve quelqu'un peut faire de lui naître de la poésie, parce que la poésie, c'est ce qui exprime le fond de l'âme. Beh, è stato un momento sicuramente molto toccante, c'erano appunto persone private della loro libertà anche per delle ragioni che io non conoscevo, ma nonostante questo in questo carcere era stato organizzato questo concorso di poesia e non ci dimentichiamo appunto che la poesia spesso è nata proprio in prigione perché esprimeva l'essenza della sofferenza, quindi è sicuramente un luogo da cui può nascere la poesia, quindi... Le faccio, maestro, un'ultima domanda. Rimane dell'Aquila un ricordo, un'immagine del terremoto che c'è stato, cioè l'immagine di un orologio che si è fermato alle 3:32. Ieri ha strappato una risata amara al pubblico del carcere, al pubblico giovane del carcere, perché lei ha fatto riferimento ad un orologio che era appeso su una parete del carcere, che era fermo alle 9:20.
Però lei ha voluto sdrammatizzare, ha fatto un augurio di speranza, no? Esiste la speranza per queste persone che comunque vivono questa sofferenza, poesia? Moi, je pense que la prison est une façon, la seule façon que l'homme a trouvé pour punir celui qui fait un délit. Ce n'est pas du tout la prison n'a jamais été quelque chose de parfait. Mais pour revenir à l'horloge arrêtée, il y a une autre horloge qui a été arrêtée au même moment. C'est l'horloge de Bologne, la gare de Bologne, la station de Bologne. Ils ont une horloge qui a été arrêtée à l'heure où la bombe a explosé et a tué 80 personnes. Donc il y a des moments où le temps s'arrête, mais physiquement. C'est-à-dire qu'il marque une rupture avec l'avant et l'après. Et ça, c'est une... Il y a quelque chose de mystérieux. Et puis, il y a aussi ça m'a fait penser aux premières images d'un film de Ingmar Bergman, Les frères sauvages, où le vieux, celui qui va aller voir son fils avec sa belle-fille dans la voiture qui part, il fait un rêve où il est dans la rue et il voit le cadran d'une horloge, mais sans les aiguilles. Et on se rend compte que c'est ça la mort. Parce qu'après, il sort d'un cercueil. Ce sont des images qui m'ont frappé. J'ai vu le film quand j'avais 15 ans, et je le revois très souvent parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. Et pour moi, la manière dont Bergman a exprimé la mort, c'était ça. C'était une horloge sans aiguille. La prigione è un modo trovato dall'uomo per punire un reato, un crimine che è stato commesso. Per quanto riguarda l'orologio, posso fare riferimento alla strage di Bologna, quando è scoppiata la bomba. Anche lì c'era un orologio che si era fermato nel momento esatto in cui è scoppiata la bomba. Ci sono dei momenti, questi tipi di momenti in cui il tempo si ferma definitivamente e segna tutto quello che c'era prima e tutto quello che c'era dopo con una rottura. In questo c'è quindi un qualcosa di misterioso. Mi viene da ripensare ad un film di Bergman, Les Frères Sauvages, in cui c'è la scena in cui un uomo accompagna la sua amata in macchina mentre lei sta per partire, sta per andarsene, e c'è l'immagine di un orologio senza lancette, e questa per me è la metafora della morte. Quindi appunto non è tanto diciamo un tempo che si ferma, ma un tempo che non esiste, quindi...